Ci metto un attimo, devo forse fare solo questa cosa. No, no, ma non era un problema per me, che no, ma vogliamo schiacciare. A Milano, al Teatro Franco Parenti ad aprile, poi siamo stati a Venezia, ora siamo a Torino, la prossima settimana saremo a Firenze. Ringrazio Malvina perché ci ospita per 3 giorni e in questi 3 giorni ha messo in moto tutto il quartiere, ha coinvolto veramente tutti e veramente è stato lei il motore di questa edizione torinese. Lascio subito la parola. Sì. Per essere qua così numerosi, sono molto felice di ospitare qua a Torino questa prima tappa, speriamo la prima di tante altre nei prossimi anni, dei Boreali, che è una manifestazione bellissima. Io adoro Iperborea come casa editrice, credo che tra le realtà italiane sia una delle più valide in assoluto. Questi autori nordici ci portano anche un po' di fresco, almeno mentale, psicologico, spero. Ha già detto tutto Anna, io vi invito anche a fermarvi se poi avete piacere, ci sarà un altro incontro molto bello su Lars Gustafsson e quello che forse è il suo capolavoro, che è Morti di un agricoltore. C'è un banchetto in fondo con tutti i libri del festival e ce ne sono anche altri di autori sempre scandinavi. La cosa che vi voglio dire è che grazie alla birra Ceres, chi acquista un libro nordico può avere anche una birra in omaggio, quindi finché sono freschi, se no anche calde, insomma quello è. E adesso lascio esatto, sono birre anche molto belle, oh, da anche molto buone, molto forti. Chi le ha assaggiate dice che sono buone. Allora, Ingrid Basso, non so se la traduzione. C'è il cambio della Heineken che si sono cambiati. Sì, è una concorrenza sleale. Ingrid Basso non è solo la traduttrice di un libro di Gallagher su Kierkegaard, ma anche una studiosa di filosofia, quindi chi meglio di lei, e con lei c'è Berni, che è anche lui traduttore dal danese, anche lui traduttore sia per Iperborea che per Scritturatura, e quindi vi lascio a questo incontro su L'uomo dell'istante e Kierkegaard. Grazie. A leggere, non dimentichiamo, Carolina De Donato e Renato Leoni. Grazie. Cumulo nembi nel cielo, non fa freddo, benché sia autunno. Lo intuisce anche stando in carrozza, perché all'improvviso gli torna in mente il cielo di Sète, la borghiera dove suo padre conduceva il gregge al pascolo, e il cielo di Rosenblum, la proprietà fuori dai bastioni dove con i fratelli, guidati da Peter Lund, faceva lunghe escursioni sui prati in cerca di fiori rari, apironzanti e lontano dal frastuono e dal tanfo della città. Quanti frammenti di cielo si confondono tra loro, quante sfumature di azzurro. Poi d'un tratto tutto diventa grigio. Sente la carrozza sferragliare sul selciato e gli edifici scivolano via veloci con le loro grandi finestre, come tanti sguardi vuoti. Fuori un cavallo nitrisce,
Ecco di nuovo quella fitta alle reni che si propaga verso il basso provocandogli un formicolio alle gambe, come la settimana prima. Quando è crollata a terra nel buio appartamento di Cledenborn, mentre tentava di infilarsi i calzoni. Cerca a tentoni qualcosa a cui aggrapparsi, ma non c'è nulla e finisce per oscillare da una parte all'altra dell'abitacolo, senza che il suo corpo gracile riesca a reagire. Finché non trova un po' di requie, appoggiando testa e cappello contro la parete imbottita della carrozza. Scende imbrigliato tra i passanti avvolti nei cappotti, con lunghi vestiti e cappelli alti, e vuole pagare il cocchiere che ha già proteso la mano per chiedere il denaro, ma si accorge di avere dimenticato dentro la borsa con il portamonete. Non appena si rigira verso la carrozza, un ragazzino con il berretto e il cerchio gli sfreccia davanti. Per un istante gli tremano le ginocchia, ma riesce a reggersi in piedi. Apre lo sportello e, chinandosi leggermente, fruga con le mani al buio in cerca del bagaglio. Eccolo. Afferra il portamonete, conta gli spiccioli e li porge al cocchiere, che risponde con un soddisfatto sorriso sdentato. C'è qualcosa che gli incube timore in quella strada stretta tra gli altri edifici grigi del Frederick Hospital, con le finestre che riflettono il cielo. Vede passare uno sfavillante tira a quattro con i cavalli neri e due cocchieri in livrea. Sarà diretta a palazzo. Le figure nella vettura tirata a lucido sembrano ombre e i volti maschere di gesso. Il postiglione la fa sfrecciare via con uno schiocco di frusta. Lo scalpiccio degli zoccoli sul selciato gli penetra nelle orecchie. Si ferma un attimo a guardare in lontananza Königsnitter, la nuova piazza del re, con il suo mastodontico teatro che ora gli pare un punto infinitamente distante. Lì ha trascorso alcune delle serate più belle che riesca a ricordare, e poi di nuovo il cielo con i suoi improvvisi raggi di sole che illuminano i tetti, i palazzi e le finestre, i volti. Che sia forse un addio? Un ultimo sguardo? Un puzzo fetido gli sale alle narici, dal rigagnolo sotto le assi che lo conducono attraverso il portone, fino all'edificio principale dell'ospedale, con i suoi pilastri che disegnano un quadrato intorno al cortile verde. Non è ancora entrato quando nell'atrio con le scalinate che portano al primo piano un portiere gli chiede dove sta andando. Vuoi finire? No. Dove arrivi? Dove si deve arrivare? Grazie per la lettura introduttiva a Renato. E questo è, come avrete capito, l'incipit del testo, un testo sul filosofo danese per antonomasia, Gerhard Kierkegaard. Ed è un testo che è uscito nel 2013 in Danimarca in occasione dei 200 anni dalla nascita del filosofo, poi naturalmente uscito in Italia per i tempi tecnici di traduzione un po' dopo, ma questa era la ragione, diciamo, l'occasione per l'uscita del testo. Che cosa ha di caratteristico questo libro? Non è propriamente una vera e propria biografia. Le biografie di Kierkegaard, tra virgolette, scientifiche, già ne esistono, peraltro ne era uscita una anche piuttosto in italiano, in traduzione italiana piuttosto di recente, per cui si è anche detto, ma in realtà la biografia definitiva già c'era, che bisogno c'era di scrivere un altro testo sulla vita di Kierkegaard. In realtà questo è un testo che, a mio modo di vedere, anch'io, diciamo, il primo approccio con questo testo l'ho avuto semplicemente da lettore. È un libro che, rispetto ad una biografia come ricerca storica propriamente detta, dà qualcosa di più, perché è propriamente un romanzo. E non è soltanto la presentazione della vita e della filosofia di un personaggio famoso come Søren Kierkegaard, ma è un testo che, a mio modo di vedere, può essere letto anche per il suo interesse propriamente letterario. Riesce in qualche modo a collocare la figura del filosofo nel suo contesto culturale dell'epoca, facendoci capire quelli che sono i lineamenti essenziali del suo pensiero e facendoci capire anche come il suo pensiero di fatto interagisce con quella che è la sua vita. Solitamente
in ambito filosofico è ancora aperta la diatriba sul fatto, e non solo in ambito filosofico, anche letterario, sulle giusto sapere le notizie biografiche sull'autore, in che modo la notizia biografica relativa all'autore influisce o non influisce sul suo pensiero, quindi le ricerche sulla biografia dell'autore sono sempre state viste come una sorta di deterrente sia per chi le fa che per chi si interessa a questa cosa. Chi non può occuparsi della scienza, del pensiero, di quello che ha scritto l'autore, si interessa di quello che succede nella sua vita, un po' il pregiudizio tendenzialmente questo. Nel caso di Kierkegaard la situazione è un po' diversa, innanzitutto perché di fatto poi così è passato anche diciamo criticamente nella storia della filosofia come il primo tra i filosofi che in un periodo storico poi particolare come era quello dominato dall'hegelismo ha puntato il dito, ha posto l'attenzione sull'importanza del singolo individuo, un singolo individuo che naturalmente non si esaurisce hegelianamente nell'importanza che ha per il tutto, per la storia, diciamo per quello che per Hegel era lo spirito assoluto, ma ha un'importanza in se stessa e un'importanza in se stesso, scusate, e un'importanza che si costruisce giorno per giorno in base alle proprie scelte. Kierkegaard è il filosofo per definizione della possibilità, il filosofo della scelta, e d'altronde appunto è stato il primo a evidenziare l'importanza della pure semplice così singolarità dell'individualità anche nell'ambito della storia. Come diceva già comunque un altro filosofo idealista, fondatore di fatto dell'idealismo, che è Fichte, nella sua prima introduzione alla dottrina della scienza, lui diceva che la scelta di una filosofia dipende da quello che si è come uomo, perché un sistema filosofico non è un inerte superlettile che si possa prendere o lasciare a proprio piacimento, ma è animato dallo spirito dell'uomo che l'abbraccia. E forse la filosofia di Kierkegaard, che si sposa con la sua vita, è ritratta in questo suo farsi progressivo attraverso le scelte dell'autore, proprio cioè, descritto in modo forse magistrale da Stigdaler, poi ne parleremo anche con Bruno, che conosce personalmente e ha già tradotto dei testi di Stigdaler, un autore danese contemporaneo, in passato, e è riuscito a restituirci l'uomo, la vita dell'uomo Kierkegaard nel darsi del suo pensiero, nella concretezza della sua esistenza. È un romanzo che costruisce anche un'interiorità. È molto positivo perché, nonostante ci fossero biografie, l'ultima biografia, quella come dire definitiva, sì, di Joachim Garf, che è uscita in italiano 2 anni fa per Castelvecchi, grazie. E il romanzo permette qualcosa di più, no? Permette di dare alla vita uno spessore che la ricerca scientifica e la ricerca filosofica forse non permette di dare. Quindi questo è un romanzo che ci dà ciò che la ricerca scientifica non può provare, la personalità di Kierkegaard. La personalità di Kierkegaard e anche un modo di scrivere particolare come quello di Stieg che sì. E tu hai tradotto nel qualche anno passato quei due giorni di luglio. Perché peraltro lui ha scritto, Stigdaler è l'autore del romanzo da cui poi è stato tratto il film Operazione Valchiria, i giorni che precedono l'attentato che questa poi è una cosa, come dire, che lui non è ufficiale, nel senso, è uscito questo romanzo che riporta l'operazione Valchiria, se sapete è quella storia quando alcuni militari tedeschi cercarono di uccidere Hitler. È stato fatto il film con aiutami tu, con Tom Cruise, e che di fatto è, io l'avevo appena tradotto ed è totalmente identico anche nelle battute al libro, ma nessuno, credo che lui non sia stato assolutamente
coinvolto nella... Gliel'abbiamo chiesto anche di la storia, visto dal punto di vista della regina anziché del medico di Corso. Si è arrivata anche in Italia. Doppiato, spero, perché in originale è incomprensibile. Ce lo dicevo qui, vi assicuro che... No, dico questo perché Bruno Barni è, diciamo, il traduttore dal danese di riferimento in Italia. I testi si occupa soprattutto di Settecento e primi, come ricercatore, primi in Ottocento. Infatti abbiamo anche collaborato perché, come vi accennavo, questo testo di Kierkegaard non è soltanto un testo sulla vita e il pensiero del filosofo, ma è anche una sorta di affresco della Copenaghen dell'epoca, in quella che si usa a definire l'età dell'oro. Forse molti di voi avranno presente alcuni quadri romantici dell'epoca. Che cos'è esattamente questa età dell'oro? Cos'è questa età dell'oro? È difficile a dirsi, cioè no, è molto facile a dirsi per chi si occupa di cultura danese come me, è molto difficile a dirsi per chi sta in Italia e di fatto sappiamo bene che la cultura italiana non è molto, la cultura danese non è molto conosciuta, non c'è un canone danese nella cultura italiana, tranne alcune rarissime eccezioni che sono appunto per esempio Kierkegaard, per esempio Andersen, e questa è l'età dell'oro, cioè Kierkegaard e Andersen in una città come Copenaghen che a quei tempi faceva 50.000 abitanti, 50.000 abitanti, dai natali a distanza di pochissimi anni a due persone, forse ai danesi più famosi al mondo che convivevano nella stessa città e frequentavano, e dietro c'era anche un mondo culturale e lucrativo che ha permesso questo. La storia del pensiero, l'animata dell'epoca, è un po' una provincia tedesca. Prende molto dalla Germania Kierkegaard, prende molto dalla Germania Steffens quando porta il romanticismo a Pilsner, che poi diventa il grande poeta anche danese. Quindi ecco, c'è una continuità, anche del resto dell'Europa e del resto del mondo. Comunque consideriamo che all'epoca sia il pensiero, le opere di Kierkegaard erano scritte in una lingua pressoché leggibile da quante persone, 60.000 copenaghen, però... Ma in quel periodo credo che avesse circa 1 milione di studenti, forse. Di cui non li vengono di attività di attività. Nel settore greco. Per cui, insomma, chi leggeva Kierkegaard all'epoca non era questo un grande numero di persone. Quindi le traduzioni, poi anche le prime traduzioni delle opere di Kierkegaard e le recensioni all'estero sono in una opera di Kierkegaard, viene tradotta in italiano nel 1906. Si ha una prima menzione del filosofo nel 1904, però se ne parla come di un letterato. E guarda caso, forse la cosa non è così strana, e lo spiega bene Dahler nel suo romanzo, questo particolare, il fatto cioè di passare per uno scrittore, appunto un letterato, un romanziere, era negli intenti comunicativi di Kierkegaard, perché lui si avvaleva di una strategia particolare. Lui si è sempre definito, adesso lo introduco un po' in generale, non so quanti di voi già abbiano letto Il filosofo, però ecco, lui si definiva un pensatore cristiano, comunque il suo intento era religioso fin dall'inizio. Lui si definiva, diceva, io non sono un filosofo, ma sono semplicemente, queste sono le sue testuali parole, una peculiare specie di poeta e pensatore che senza autorità non ha portato nulla di nuovo, ma ha voluto leggere ancora una volta da cima a fondo, se possibile in modo più interiore, lo scritto originario della condizione esistenziale al pubblico, diciamo, ai lettori. Però lui pensava, giustamente, se io passo per uno scrittore religioso mi compreranno o comunque mi leggeranno soltanto coloro che sono interessati da un punto di vista religioso. Lui non voleva essere letto dalle persone pie, che già fossero pie in qualche modo. Lui voleva arrivare al cristianesimo, al messaggio cristiano, attraverso un bisogno esistenziale, diciamo così, attraverso la disperazione. Quindi lui, la sua strategia comunicativa era quella di
mostrare al suo lettore di essere esistenzialmente disperato in modo tale che avesse bisogno di qualcosa a cui appigliarsi, che non è naturalmente, ora poi non entriamo nei particolari, la lettura edificante quanto un'antropologia particolare che poi ha una sua radice metafisica ben precisa. Per cui lui che cosa fa? Lui diventa famoso appunto scrivendo un romanzo, e un romanzo che guarda caso parla di una storia di seduzione, motivo per cui il romanzo, essendo una tematica molto piccante all'epoca, andò a Cuba e divenne il caso letterario del 1843. Fece più edizioni, fu comprato da un sacco di gente, lui lo pubblicò sicuramente con uno pseudonimo perché non voleva farla passare per opera sua, però anche da un punto di vista letterario lui viene riconosciuto come uno dei grandi scrittori danesi. E al di là di quello che poi era il suo intento edificante, eccetera, lui aveva anche delle velleità da questo punto di vista. Motivo per cui forse il suo rapporto con Andersen si è in qualche modo, era in qualche modo guasto a priori, c'è un po' quella che c'è sempre, quella che si dice là, un po' di. Non mi viene la parola. Rivalità. Quello sì, un po' di rivalità appunto con un altro scrittore. Quindi lui è in ospedale. È rimasto coricato troppo a lungo. E ora gli vuole la schiena. Seligman si era comandato che ogni mattina un assistente gliela massaggi con olio di trementina e che assuma 4 volte al giorno l'essenza di valeriana per calmare i nervi. Sebbene riesca di rado a usare le gambe, ha la mente lucida. E quando il mattino si sistema in veste da camera sulla poltrona e riceve le brevi visite dei suoi nipoti medici, Michael e Henry, li licenzia vivacemente con un avanti mash per poter leggere in pace i giornali che gli porta la signorina Fibbe. Dopo una colazione frugale si assopisce e torna a immergersi nel mare dei ricordi. Compare una figura alta ed inoccolata, un poeta che ha scritto un romanzo di successo. Ha 8 anni più di lui, avanza mollemente, c'è qualcosa di servile nella sua persona, quasi stucchevole, ma una voce piena di sentimento che attrae e ha una penna magica. Il sole è incatenato alla lettura dei suoi libri, che mettono a nudo gli stessi desideri e debolezze della sua infanzia. Non ha forse in comune con lui quella sensazione di vulnerabilità? E dunque è per questo che non si indispone fino a diventare ironico e sarcastico? Perché quella mollezza potrebbe anche essere la sua? L'ha incontrato personalmente ai ritrovi dall'organista di corte e maestro del coro Ludwig Zinn, è a casa di Henry Klum, marito di sua sorella. Lì, nella grande proprietà di Nuremberg, fuori dai bastioni, il poeta veniva a volte a pranzo. Insieme hanno passeggiato per i giardini fioriti lungo il lago di Pöbbingen e poi l'ha rivisto qualche anno dopo l'unione studentesca due città. Il suo nome è Hans Christian Andersen. Rammenta di essersi imbattuto in lui al Newtorp ai tempi della pubblicazione di Nient'altro che un suonatore ambulante, e poco dopo averlo letto. Andersen si era lamentato delle parole dure che la critica danese aveva riservato al libro, e Søren avrebbe tanto voluto dirgli quanto era stato importante per lui leggerlo. Proprio così, fin dalle prime pagine si era sentito riconoscente. Ma le parole gli erano uscite di getto, preannunciandogli una sua recensione al romanzo che avrebbe smentito le critiche precedenti. Siete stato interpretato in modo completamente sbagliato, gli aveva detto. Quando però aveva riletto il libro, la sua ipersensibilità critica aveva preso il sopravvento, insieme a un'ironia che era rivolta anche a se stesso. Dalle carte di uno ancora in vita, in cui attaccava Andersen perché non aveva una visione della vita che apportava chiarezza alla storia, e per la sua mancanza di senso psicologico,
nella misura in cui aveva creato un protagonista genio incompreso, che era in realtà soltanto un frignone, un vanitoso idiota. Il genio non è, come sosteneva Andersen nel suo ritratto, troppo sensibile per questo mondo, non è un lumicino che si spegne a primo soffio, ma un incendio che la bufera, solo la bufera può izzare. Questo aveva scritto nella sua arroganza. Per Andersen parve essere un brutto colpo. In seguito arrivò a rinnegare quel suo libro e i due si scambiarono altre opere con dediche fruttuose, si incontrarono da Reitz, l'editore di entrambi, ma sempre tenendosi a debita distanza, a debita distanza. Due pianeti isolati, ognuno con la propria orbita. Sorel non era riuscito a bisbigliare all'orecchio del poeta che cosa pensasse veramente come lettore del suo romanzo o della sua storia. Adesso, quando Andersen lo incontra tra la consueta folla imbarcata di Ostergaard nella rotte, si leva l'alto cappello e lui risponde togliendosi il proprio più basso. Don Mausch, è finito il tempo delle passeggiate tra le botteghe, delle conversazioni per strada, degli incontri casuali con sguardi che cerca di catturare e conservare le riflessioni successive. Tutta quella vita psicologica che è sempre stata la sua materia prima. L'immagine di Kierkegaard che va, come realmente successo all'ospedale, che viene ricoverato per 41 giorni e lui in questi 41 giorni immagina che il paziente si assopisca e di tanto in tanto riaffiorino i ricordi, come quello dell'incontro con Andersen. E l'incontro con Andersen ha poi dato luogo a quella che è stata di fatto la sua primissima opera nel 1838, che è Dalle carte di uno ancora in vita, in cui che cosa veniva criticato di Andersen. Perché non amava Andersen Kierkegaard? Abbiamo detto di questa sconvolgente coesistenza di questi due personaggi, che cioè, forse ha fatto un passo indietro, ha detto come questi due personaggi fossero totalmente diversi dalle loro origini. Andersen era figlio di un ciabattino di Odense, poverissimo, era andato a Copenaghen, voleva fare il ballerino, il cantante, poi decide di fare lo scrittore. E quindi era sempre, si dice anche nel testo, sempre anche molto in imbarazzo nei salotti culturali di Copenaghen. Kierkegaard era figlio di un ricco commerciante, aveva una formazione culturale molto profonda, si incontravano. E cosa succede? Succede che Andersen, secondo la propria esperienza, ci porta nelle prime fiabe, nei primi romanzi, un'idea del genio che è un frignone, come lo definisce Kierkegaard, cioè un'idea di questo genio che deve essere coltivato, deve trovare, come aveva trovato lui quando è andato a Copenaghen, un nido nel quale crescere protetto, perché altrimenti non avrebbe potuto diventare il grande scrittore che poi è diventato. E nei suoi primi romanzi Andersen dice questo, cioè il genio va coccolato, va protetto, altrimenti non riesce a svilupparsi. E Kierkegaard, quando legge il libro, dice sì, è bellissimo fare una recensione positiva, poi in realtà quando ci pensa scopre che nella sua idea che stava nascendo, questo è completamente all'opposizione, nel senso, lui dice il genio non è un lumicino che si spegne a un atto di vento, ma il genio, se è genio, di fatto si rafforza, la tempesta lo attizza e lo fa bruciare. Sono pubblicate alcune cose, non sono pubblicate, ma sono nei papiri delle carte di Kierkegaard. Andersen reagì molto violentemente dopo un paio d'anni in una commedia in cui c'era un personaggio molto polemico che cambiava diverse funzioni, e lui gli mette in bocca un linguaggio che somiglia a quello di Kierkegaard, che non era effettivamente quello di questo momento, un linguaggio molto semplice, un linguaggio ancora molto hegeliano, per cui lo critica in questo modo. E poi alla fine si arriva appunto al rispetto, quando si incontrano. Però secondo me c'è anche una grossa influenza, se lo guardiamo un po' più a fondo, c'è anche un'influenza di Kierkegaard sulla scrittura di Andersen. Mentre Andersen all'inizio della produzione ci dà quest'idea di genio che va coccolato, che deve trovare un ambiente consono per potersi sviluppare, il Bontano fa un esempio che è di qualche anno più tardi,
evidentemente lui ha fatto questo, il dottor Locke non è un dottor Locke che è come dire, il prototipo del personaggio andersoniano. Molte opere di Anders hanno questo personaggio che è molto autobiografico, il genio che l'anatroccolo che poi scopre di essere cinico, il genio che c'è ma nessuno lo vede ma poi lo diventa. In realtà l'anatroccolo non è vezzeggiato, l'anatroccolo è molto contrastato, no? Per cui probabilmente potremmo anche osare dire che una persona, un pensiero come tutto che sia. Forse quello che lascia un po' sconvolti nel leggere questo romanzo è il fatto che il personaggio di Kierkegaard, così come anche il personaggio di Anders, erano molti altri personaggi realmente esistenti che compaiono, siano in qualche modo denudati e quindi in qualche modo offesi nella loro dignità. E quando in realtà bisogna dire che tutto ciò che è stato utilizzato per costruire questo testo sono documenti originali, se non addirittura l'utilizzo anche della cartella clinica dello stesso Kierkegaard. Per dire della crudezza di questo linguaggio, ad esempio il pezzo che abbiamo appena letto si dice che, scritto tra virgolette, naturalmente Kierkegaard dà ad Andersen, facciamo un po' di gossip letterario, del vanitoso idiota. Adesso è un termine tratto danese, lo conosco. Non è scritto, non è pubblicato. Sì, esatto, comunque è vero, l'ha scritto. Ora, quanto al vanitoso, una cosa che mi incuriosisce, che chiedo a te proprio da profano. Io ricordo che la prima volta che andai a Copenaghen, ormai quasi 20 anni fa, feci il solito viaggio canonico della città, eccetera, poi tra i vari luoghi di attrazione andai naturalmente a visitare la casa natale di Andersen a Odense, che è l'isola, diciamo, la seconda isola della grande penisola, la Fionia, poi c'è lo Scheider. E io rimasi sconvolta dal vedere la quantità di fotografie che esistono di Andersen in un'epoca in cui la fotografia sì, era diffusa, però neanche così tanto. E c'è una quantità, sono centinaia di fotografie che ritraggono Andersen in tutte le posizioni, che dice questo vanitoso che gli viene dato, non lo so, mi lascia anche un po'. Quello che Kierkegaard pensava, ci dà un'anima, ricostruisce un'anima di Kierkegaard. Anche quella di Andersen, vanitoso, sì, sicuramente Andersen, che appunto aveva origini molto umili e a un certo punto diventa molto famoso e diventa anche non ricco, ma insomma molto benestante, lui compensa, c'ha questa grossa compensazione di vanità, peraltro pare che fosse anche, che era, almeno anche dalle fotografie arrivate, abbastanza sgraziato. Come persona molto alta, muscolare, così, sì, era vanitoso. C'è un'enormità di fotografie nel museo, nella casa Andersen, lì al museo Odense, stavo dicendo. E c'è anche un numero abbastanza alto di ritratti prima che fosse inventata la fotografia. Quindi è una persona che si faceva ritrarre, che si faceva anche spesso fotografare, sempre abbastanza in posa, sempre. Così. Quindi forse questa illazione di Dalea messa sulle labbra di Kierkegaard si costruisce anche su qualcosa che concretamente è verificato. Perché, come dire, Kierkegaard significa, almeno per me significa la scuola. Io ho tradotto tanti libri danesi, non ho mai toccato Kierkegaard, mai. Perché Kierkegaard deve fare chi si occupa di filosofia, non ho il vocabolario dell'altro. La cosa bella di un romanzo su un filosofo è che può portare molto addentro questo romanzo alla filosofia di Kierkegaard, ma leggendo un romanzo, quindi con una lettura tutto sommato piacevole, che credo che non corrisponda a leggersi tutto a internet. No, non si riscontra. Quindi in qualche modo c'è una sorta di... Non è che il filosofo viva la filosofia. No, proprio che no. Forse nell'antichità. Esatto, ma anche no. Anche no. E per cui forse questo è uno dei meriti di questo romanzo, cioè insomma, alla fine si riesce proprio a toccare con mano questo circolo virtuoso, a volte anche vizioso secondo me, per cui
la filosofia è fatta della vita dell'autore, però la stessa vita dell'autore è fatta dalla sua filosofia. Questo incarna appunto come si è data la costruzione del pensiero del filosofo. Merito del romanzo, forse, credo, non so se volutamente, ma forse se non è voluto, questo diamo merito a Kierkegaard che è riuscito a suscitare un romanzo del genere. Dahler è riuscito a in qualche modo mettere in movimento il pensiero di Kierkegaard appunto nel suo Falsi, in modo tale che anche se noi già conosciamo la storia del filosofo, abbiamo letto tutte le sue opere, questo romanzo sembra farle rivivere in modo tale che addirittura noi a volte leggendolo speriamo che le cose cambino. E questo è il difetto ma anche il pregio della letteratura, e mi tornava alla mente leggendo questo testo poi un brano che ho dato anche al ruolo della libreria per presentare l'editore, per presentare il testo, che sono delle parole che scriveva Milan Kundera nel 1986 in un saggio che si intitola L'arte del romanzo, che secondo me descrive anche alla perfezione non soltanto il modo in cui si fa letteratura, ma anche il costruirsi stesso della filosofia di Kierkegaard, che dice che il romanzo non indaga la realtà, ma l'esistenza. Sono due cose diverse. E l'esistenza, diceva, non è ciò che è avvenuto, ma è il campo delle possibilità umane. E naturalmente è un caso, però questa è un'affermazione che descrive perfettamente quella che poi è anche la filosofia di Kierkegaard. Se noi pensiamo alle opere più propriamente filosofiche, non quelle estetiche, quindi mi riferisco alle opere tra il 1844 e il 46, quindi il concetto dell'angoscia, le briciole di filosofia o la postilla naturalmente, vediamo che Kierkegaard cerca in qualche modo di tirare le fila di quella che è la sua prospettiva filosofica da un punto di vista più propriamente metafisico, e soprattutto nelle briciole di filosofia lui indaga, fa un'indagine che si potrebbe definire anche propriamente di filosofia della storia, e la storia sono appunto il susseguirsi degli eventi, e quello che a lui interessa è appunto dimostrare come il passato, per il fatto appunto di essere divenuto, non sia comunque in sé una cosa necessaria. Lui utilizza, lui poi elabora questa teoria filosofica in qualche modo per mostrare come la realtà del fatto cristiano dell'incarnazione di Cristo non sia di fatto una cosa che è avvenuta una volta per sempre, ma sia un darsi continuo ogni giorno che deve in qualche modo essere confermato attraverso la fede. E lui si serve di questa immagine per dire che il passato, per il fatto di essere passato, comunque continua a darsi perché è avvenuto mediante la libertà, quindi l'esistenza, ciò che caratterizza propriamente l'esistenza, secondo lui, ricordate la cifra essenziale dell'esistenza, è per lui la libertà, che è poi il punto su cui andava in qualche modo per lui ad arenarsi il sistema hegeliano, poi è il motivo perché lui è andato a cercare altre soluzioni nei post hegeliani, nei critici dell'hegelismo, da Feuerbach, perché poi Kierkegaard noi solitamente lo vediamo proiettato sullo sfondo della storia della filosofia con una sorta di macigno, di masso errante, un gigante, masso erratico, scusate, gigante solitario che sembra di aver inaugurato una nuova prospettiva. Sì, è vero, però ci sono stati molti altri critici del sistema prima di lui, da Feuerbach agli idealisti cosiddetti, a Schelling, da cui lui poi ha attinto molto. Quello che lui ha fatto in particolare poi è stato appunto declinare in modo forse un po' più concreto quella che era una prospettiva assolutamente solamente astratta. Tornando a noi nell'ambito geografico del personaggio, di uno dei personaggi principali di questo romanzo, andiamo, leggiamo, c'è qualcosa su di lui? Sì, in lettura? Sì. Allora, facciamo una premessa perché noi arriviamo già ad un punto centrale del discorso, per chi non lo sapesse.
uno degli aneddoti, no, degli aneddoti, è struttura portante poi di fatto della filosofia dell'esistenza di Kierkegaard, è questo rapporto contrastato con la fidanzata Regine Olsen, con la quale lui appunto si fidanza, cioè fidanzato, vuol dire che era promesso sposo, dovevano sposarsi, sì che lui di punto in bianco, senza nessun gradino, un giorno le recapita questa lettera e le dice che la lascia. Naturalmente si sono sprecate ipotesi per l'epoca, che per l'epoca era gettare un'onda di fatto sulla ragazza, tant'è che poi lui scriverà il diario del seduttore per farsi passare come il debosciato che era lasciato e quindi in qualche modo riscattare lei affinché avesse potuto, come si usa dire, le fasi. Esatto, è una fase di Proust danese, sì, per cui il periodo dura 6 pagine. Sì. Però trovarsi immersi per ore e ore, giorni e giorni, settimane, qualche mese in questa storia che emotivamente è molto toccante, perché quest'uomo soffre terribilmente, quest'uomo è disperato, lui dice non ha potuto stare con lei per via della sua malinconia, con categorie cliniche contemporanee, forse diremmo che era un maniaco depressivo, però aveva dei momenti che erano veramente truci, che questo romanzo riesce a restituire in modo veramente molto 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 vivo. E quindi è un continuo un passo indietro, un passo avanti, 3 passi indietro, e noi non sappiamo mai. E ci speriamo sempre che alla fine poi. Sì, noi sappiamo che le cose poi finiscono. Non bene, sia come sappiamo che invece sia stato. Poi lui alla fine la lascerà, perché lui poi darà una ragione teorica di questa cosa, che io avevo un compito nella vita che era quello di proclamare di essere scrittore di cristianesimo, e una donna, una moglie per definizione, è colei che ti impedisce di diventare quello che tu sei, che tu che devi diventare, questo nella sua concezione. E questo spesso è vero. In molti casi purtroppo è vero, però lui scrisse nel 43 un'opera che è tradotta in italiano e che non è conosciuta, che si chiama Prefazioni. E perché quest'opera si chiama Prefazioni? Perché lui dice: sono tutti gli inizi delle opere che mia moglie non mi ha lasciato scrivere. E quindi lui pubblica questo testo, poi in realtà non si sposerà e lui di pagine morirà a 42 anni e ha pubblicato più di 30 volumi, per cui insomma alla fine non... E comunque il suo motto era preso: sposati e non te ne pentirai, non sposarti e te ne pentirai lo stesso. Questo comunque non per dire che fatta questa scelta lui sia stato felice, perché i ripensamenti li ha avuti fino alla fine della sua, fino all'ultimo giorno della sua esistenza. E queste pagine appunto ce lo fanno vedere. Il primo pezzo è lui che medita sul fatto lasciarla, non lasciarla, ho fatto bene male a stare con lei. L'altra parte che ci leggerà è quando invece la tragedia è già avvenuta e molti molti anni dopo lui spera di rincontrarla camminando per la strada. Osa, non osa. Hai il coraggio di vivere con lei nel ricordo, ma non nell'istante. Il ricordo è il suo elemento. Le scrive qualche giorno dopo che sono stati di nuovo insieme all'unione musicale, soffocando poi la loro intima vicinanza in generiche chiacchiere familiari nella casa di Borgsede. Anche il sogno di lei, di una carriera come attrice di studi musicali più approfonditi, è svanito con tutto il resto. Quando si è commiatato, secondo lei sempre un po' troppo di fretta e bruscamente, c'era aria tesa, ma di questo non scrive nulla. Accenna solo al momento che non sembra loro favorevole. Per lui il ricordo è eternamente giovane, come acqua che scorre serpeggiando attraverso il deserto della vita. Racconta sempre la stessa cosa e lenisce le sue pene. Più il mondo lo delude, più lui si dedica con maggior forza al ricordo. Ma il suo rammentare non è quello dei vecchi, quello delle cose lontane nel tempo. Per me, le scrive, ogni contatto armonico tra l'idea e la vita si trasfigura istantaneamente nel ricordo. Il momento ha negato loro il suo favore e il loro tempo non è ancora arrivato. Nel ricordo c'è già qualcosa di lontano che ha perso il bruciore della pena e mantenuto la dolcezza della malinconia. E poi abbiamo questa parte. E
poi appunto questa è verso la fine. Siamo verso la fine, i due continuano a ritrovarsi nel corso della vita del filosofo, lui anzi ci dà molto da fare per creare questi incontri casuali, cioè, fa sempre le strade che farei in modo di... Perché poi in realtà, come lui dice, vive nel ricordo, lui ha bisogno semplicemente di un input dalla realtà per poi costruire tutto con la sua fantasia. Ci sono, faccio una brevissima parentesi, all'interno del romanzo molti aneddoti che fanno riferimento a episodi reali in cui si vede come lui viva molto di più nel mondo della fantasia e dell'idea che in quello della realtà. Lui addirittura inventa dei pranzi con dei commensali immaginari, si veste di tutto punto, fa accendere tutte le luci dal suo maggiordomo personale e poi intavola discorsi con persone che in tavola di fatto non ci sono, però sono persone reali. Va bene. E la stessa cosa la fa anche nel rapporto sentimentale con lei, tant'è che ha bisogno di questi sporadici sfioramenti della realtà per poi costruire il suo mondo. Peraltro alla fine della vita, della sua esistenza, lui scriverà anche una lettera, perché lei si è sposata con un altro che diventerà poi governatore delle Indie occidentali, per cui lei se ne andrà nelle Antille e lui prima scriverà una lettera chiedendo al marito di lei di poter intrattenere un rapporto epistolare con l'ex fidanzata. Il marito giustamente gli restituisce la lettera neanche aperta, cioè giustamente, perché non fosse il caso. E questo è uno del... Poi infatti Stita lei sottolinea molto questo aspetto, cioè almeno a voce, no? Anche una persona sottolinea molto questo aspetto di quanto questo rapporto esistesse anche non esistendo, mm-hmm. e di quanto poi sia stata proprio la partenza di lei verso le Antille, mm-hmm. a portare lui a morte, insomma, all'automorte. Questa è una sua interpretazione, sì. Chiaramente, però ci sono effettivamente molti aspetti della realtà che avvallano questa cosa. Ho portato a termine il mio compito adesso. Infatti quando va all'ospedale lui dice sono venuto perché devo morire. Sono venuto, sì, esatto. Infatti questo poi è una delle tesi che facevi notare di Dahler, però poi di fatto è successo così. L'inizio del romanzo, Tirpol si presenta in ospedale dal dottore e dice ricoveratemi perché io sto morendo. L'esame è obiettivo del medico, ma lei non sta assolutamente morendo. No, guardi, io sto morendo perché ho finito quello che dovevo fare nella mia esistenza. E poi effettivamente succede così, sì. Mentre quel poco di vita che lui gli veniva dato, come dire, dalla realtà, poi c'è tutta la polemica che lui aveva ingaggiato con la Chiesa di Stato che effettivamente gli ha tolto molte energie, però ecco, lui quando usciva nelle sue passeggiate giornaliere faceva il percorso che gli desse la possibilità di incontrare lei. Come l'attacco di un brano musicale, l'incontro è seguito da altri che cadono come le gocce di una pioggia redentrice sulla torrida estate per continuare in autunno. In modo imprevedibile, il percorso tracciato dai loro incontri disegna un arco che corre dalle fornaci da calcio a un isolato nel canale dell'Euregion fino a una fattoria deserta. Sono sempre circondati dall'acqua e dal cielo nella loro danza rituale intorno a un amore che non vuole morire. Al contrario, non fa che confermarsi e rinsaldarsi. A tarda notte ne è così coinvolto che non soltanto conclude con gioia la sua attività letteraria con un'introduzione ai due discorsi per la comunione del venerdì, dove vola alto sulla sua voluminosa e varia produzione letteraria, ma vi aggiunge anche una dedica a lei di cui le fa omaggio di tutta la sua attività di scrittore. Dopo numerosi abbozzi, scrive a una persona innominata, di cui un giorno sarà fatto il nome, sia consacrata insieme a questo piccolo scritto tutta l'attività di scrittore, qual è stata fin dall'inizio. E queste sono parole reali, ma più evidente, direi che reali. Grazie presto, indossa la veste da camera e nella luce dell'alba tenta di fare un po' di chiarezza su alcuni fogli sparsi sullo scrittorio, ma resta sorpreso dalla malinconia delle poche annotazioni che riesce a buttare giù.
non ha in fondo una vita anteatta, precedente a tutto quello, con un indicibile e imperdonabile peccato atavico che gli impedisce di fidanzarsi senza rendere una donna infelice? E che dire di quella malinconia che traspare in ogni sua frase? Non è il suo pungolo nella carne? Eppure lui la ama e non sarà comunque più felice con lei di quanto abbia mai potuto desiderare. A cartoccia di nuove foglie li butta via insieme alla preoccupazione che aveva impresso con la sua calligrafia svolazzante. E poi parte. Però pensavo che questo è il valore di leggere in un romanzo, cioè tutti i pensieri che diventano un po' carne. Insomma, è molto bello. Vediamo se il pubblico ha qualche domanda su qualche aspetto in particolare. La relazione è molto, molto analitica, che anche il relatore, il dubbio, venga fuori proprio molto bene, quello che è il nostro problema. Il pensiero è teologico di chi, cioè questa relazione che è poi tra vita, tra biografia e pensiero, che in certo senso è fondativa dell'esistenza viva, di tutte le filosofie dell'esistenza, sia quello francese sino a Heidegger. Ecco, in particolare, se ho ben capito, infatti mentre leggevo, quando parlavate, come stavo domandando, la rottura del finanziamento con Regine Olsen, no? Che è una pagina molto importante del diario, rivela proprio anche gli ultimi, come il romanzo abbia svolto in modo molto originale quello che sono dati, non dico scarni, ma asciutti nel viaggio. Ricordo ancora, vecchio come Sonza, la traduzione di Pablo Cornelio Fabbri, che è uscita nel... è ancora l'unica di fatto esistente. Altra domanda che volevo fare. Il pensiero Kier ha un forte, non solo un'impregnazione religiosa, ma un modo originalissimo di riproporre la teoria del genere, cioè la categoria della letteratura pensai. Non è arrivata la voce, c'è la decisione. Non aspetta la decisione, riproponi la teoria del genere. Volevo dire, ha una forte impregnazione religiosa. Ecco, questo è un romanzo, viene fuori, basti leggere, no? Anche i sermoni che lui faceva nelle chiese, anche come pastore, sì, infatti... sono i quaresimali, che sono originalissimi, non vanno nulla, non seguono per nulla lo schema consueto dell'omelia, cioè del sermone delle chiese, ma anche delle chiese riformate. Quindi anche all'interno della chiesa riformata, credo che sia più che un macigno, veramente una pietra. Per dire, Kierkegaard cioè, Danimarca di fatto lo studio della filosofia, che noi chiamiamo filosofia continentale, si fa in teologia, perché l'impronta nel facoltà di filosofia è analitica. Per cui tutti quelli che sono gli aspetti che noi solitamente studiamo della filosofia. Nelle facoltà teologiche. Si studia nelle facoltà teologiche, tant'è che se si studia al centro di studi kierkegaardiani, il 90% dei ricercatori sono teologi. Tedeschi o danesi, almeno a 15 anni fa, comunque tempo molto recente, rimasto sotto l'egida di Cornelio Fabbro, che comunque in qualche modo è vero che ne ha sottolineato la peculiarità, eccetera, però l'ha anche un po' addomesticato, tra virgolette, da un punto di vista cattolico, per cui anche alcune scelte di traduzione, eccetera, sono molto addomesticate. E i discorsi edificanti di fatto Fabbro, a parte qualcuno, i discorsi quelli che sono tradotti nella PM, il Vangelo delle Sofferenze, i discorsi di verso spirito, eccetera, però sono una parte esigua rispetto alle opere filosofiche ed estetiche che ha tradotto. Quindi noi non li abbiamo letti così tanto sui discorsi edificanti. Questo tra i discorsi edificanti e soprattutto le prediche di Kierkegaard, perché Kierkegaard, non dobbiamo dimenticarlo, ha studiato teologia, si laureò in teologia, non divenne pastore, anche se aveva frequentato il seminario per diventare pastore, però divenne quella che era una predica di missoria, cioè era un po' l'esame finale della facoltà di Sorbonne, era preso di Asia, da un punto di vista biografico, a darci anche in quella parte lì. Grazie. Il problema è che lì sono sempre tutti economici.
curiosità più fondamentale. Pieno tutto ciò che si poteva utilizzare, quindi poi sei molto più esperto di. Sì, ho utilizzato, non chiaramente tutto, tutto, però le lettere di fidanzamento sono citate tante quali. Anche alcuni librari, Ciliba del Diario, Masci del Diario, e poi addirittura lui, questa è un po' una sua strategia, diciamo, lui ha messo in bocca il filosofo che parla con le parole di cui invece scrive. Questo lo fa spesso, perché molte cose lui le dice che sono brani del diario. Vedo lì che spunta la biografia di Andersen tra l'altro. Sì. Anche lui ne parla, cioè si dicono le stesse cose, quindi si lamenta molto di chi è più. Sì, mi sono trovato che devo scappare all'altro. Quella è l'autobiografia di Andersen, uscita per lo scorso anno. Sì, per lo scorso anno. Comunque questo libro è stato scritto in un'occasione, ecco, c'è stato un poi gli stati dell'esistenza, perché non puoi tenere a piedi due scarpe, cioè, o fai seduttore, poi lei dicono fosse una Miss Copenhagen dell'epoca, non lo so, comunque fosse molto bella. E poi decidi di fidanzarti, fai l'uomo etico, poi però capisci che se ti dedichi alla religione in maniera radicale, luterana, vera, non puoi, anche se però nel luteranesimo in realtà. Sì, però lui la vede come una mistica, non lo so, ecco. Non ci possono servire due padroni. Esatto, quindi ho... Questa l'ha letta la lettera, ecco. Tant'è che guarda caso lui ha firmato con il proprio nome soltanto discorsi edificanti. Tutto ciò che non è discorso edificante lui l'ha firmato con un pseudonimo, quindi dice quello che non è. Io faccio un religioso. È per questo che è molto caro. Allora, siamo poi concludiamo e adesso c'è questa cosa sulla scusa fonte, sì. Mi sembra che peraltro, diciamo, l'ultima volta che è stato in Italia stava smontando.